La morte di un parente è sempre un evento triste, ma se il defunto era ricco, la sua eredità può alleviare il dolore della perdita. L'uomo di cui vi parliamo oggi ha ereditato una fortuna incredibile nascosta nella vecchia casa dei suoi nonni. Iscrivetevi rapidamente al canale e seguiteci in questa nuova storia interessante che ha rischiato di rimanere sepolta per sempre nelle fondamenta di una vecchia casa. Un forziere nascosto degno di un pirata. Il protagonista di questa storia è un utente del sito Reddit che preferisce farsi conoscere soltanto col soprannome di Evil English. E presto capirete perché. Per comodità gli assegneremo un nome di fantasia e lo chiameremo Tom. La vita di Tom è cambiata radicalmente il giorno in cui ha scoperto di aver ereditato dai suoi nonni ormai defunti da tempo una vecchia fattoria, una villa disabitata da più di 20 anni. I due vecchietti avevano vissuto in quell'abitazione circondata dai boschi e dalle campagne fino alla vecchiaia, quando avevano deciso di trasferirsi in città per avvicinarsi alla famiglia e migliorare l'accesso alle strutture mediche. La casa era stata quindi tramandata al padre di Tom, che tuttavia non ne aveva mai fatto uso per via della lontananza dalla città. Tom ricordava bene le estati che aveva trascorso a casa dei nonni durante la sua infanzia e le storie che gli raccontavano prima della buonanotte. Parlavano sempre di pirati, di tesori nascosti e di grandi scoperte mentre lui ascoltava rapito, sognando un giorno di vivere a sua volta un'avventura piena di sorprese. Alla morte di suo padre, Tom ha ereditato legalmente la fattoria dei nonni. Ormai era l'ultimo superstite ad aver vissuto in quella casa e ha sentito il dovere di riportarla agli antichi fasti per onorare la memoria dei suoi parenti. In tutta onestà, Tom aveva quasi dimenticato dell'esistenza di quella villa. A voi piacerebbe vivere in campagna oppure preferite la comodità dei centri urbani? Scriveteci la vostra preferenza nei commenti e approfittate della pausa per mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Fatto? Bene, adesso torniamo alla storia di Tom. Non sapeva cosa avrebbe trovato tra le mura della vecchia casa dei suoi nonni, nascosto sotto dita di polvere e ragnatele grosse come cuscini. Sospettava che la coppia avesse omesso qualche segreto importante legato alla loro gioventù e non era sicuro di voler scoprire di che cosa si trattasse. A volte è meglio che i segreti finiscano nelle tombe dei loro proprietari, non credete? Delle origini della fattoria Tom sapeva soltanto che al momento dell'acquisto la tenuta faceva parte di una grande azienda agricola. Il terreno circostante tuttavia era stato venduto nel corso degli anni. I suoi nonni avevano tenuto per loro soltanto un vasto giardino e una casa perfetta per mettere su famiglia. Il padre di Tom, per esempio, era nato proprio tra quelle quattro mura e aveva vissuto un'infanzia meravigliosa immersa nel verde. Sebbene lui e i suoi fratelli si fossero a loro volta spostati e trasferiti, avevano sempre amato trascorrere le vacanze estive nella vecchia tenuta dei genitori, che Tom ricordava con grande affetto. A causa della posizione remota nascosta tra le campagne, suo padre non aveva mai neanche preso in considerazione la possibilità di trasferirsi nella villa. E anche Tom ha rapidamente escluso quella ipotesi. Nemmeno i suoi parenti hanno mostrato interesse nei confronti della vecchia casa dei nonni. L'unica soluzione per sfruttare quell'eredità sarebbe stata vendere la tenuta a una famiglia sconosciuta. Prima di procedere, però, era necessario svuotarla dalle cianfrusaglie e ristrutturarla per aumentarne il valore di mercato. Dopo tutti quegli anni di abbandono, infatti, la villa era diventata fatiscente e aveva bisogno di essere rimessa a nuovo. Tom si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro. La casa era piena di polvere e ragnatele e avrebbe richiesto molti giorni di lavoro. Tom non aveva fretta, però. Ogni volta che esplorava un angolo dimenticato della casa, gli tornavano alla memoria le storie sui pirati e sulle cacce al tesoro che gli raccontavano sempre i suoi nonni. Sapeva che entrambi erano stati grandi collezionisti nella loro vita e sospettava che dietro quei racconti ci fossero dei fondi di verità nascoste. Quella villa era una vera e propria mappa del tesoro e Tom ha approfittato dell'occasione per riscoprire o scoprire per la prima volta chi fossero stati davvero i suoi nonni da giovani. La sua prima grande scoperta è stata la collezione di armi antiche di suo nonno. Alcuni dei cimeli sembravano possedere un certo valore, ma la maggior parte dei reperti aveva perso il suo fascino col passare del tempo e sarebbe indubbiamente finita nella spazzatura. La stessa situazione si è ripetuta in diverse stanze, ormai in disuso. Alcune contenevano oggetti interessanti, ma non abbastanza da fargli rivalutare la decisione di vendere. Tom ha continuato le pulizie svuotando un ripostiglio pieno di cianfrusaglie, secchi, scope, utensili da cucina e altri oggetti di uso quotidiano. I vecchi cimeli dei suoi nonni ricoprivano il pavimento della stanza e Tom ha aggiunto tutto alla pila degli scarti, sicuro che qualsiasi famiglia avrebbe preferito acquistare roba nuova e funzionante. Una volta liberato il ripostiglio, l'uomo ha notato un particolare che fino a quel momento gli era sfuggito.
Il pavimento era rivestito di moquette. Nessun'altra stanza della casa possedeva quella stessa caratteristica. Quindi, per quale motivo i suoi nonni avevano sprecato della moquette per un ripostiglio? La possibilità che fosse stata presente prima del loro insediamento era da escludere, perché la tenuta era troppo antica per un pavimento tanto moderno. Negli anni la moquette si era rovinata in modo irreparabile e Tom avrebbe dovuto rimuoverla totalmente prima di mettere in vendita la casa. Quando ha cominciato a sollevare il tappeto, tuttavia, l'uomo ha scoperto un pavimento sottostante irregolare, diverso dalle mattonelle ordinate che contraddistinguevano il resto dell'abitazione. La situazione è diventata ancora più misteriosa. Secondo voi che cosa c'era sotto quella moquette? Mettete rapidamente in pausa il video e scriveteci la vostra ipotesi nei commenti. Forse qualcuno di voi avrà indovinato, ma nel dubbio vi diamo noi la soluzione all'enigma. Sotto la moquette c'erano diversi assi di legno vecchio e quasi marcio che si estendevano per tutta la stanza. Al centro del ripostiglio il legno era bucato. In mezzo c'era una piastra metallica a forma di cerchio che sembrava una botola. Quando Tom ha provato a sollevarla, ha scoperto finalmente il grande segreto che i suoi nonni avevano nascosto per decine di anni. Sotto la botola c'era una cassaforte con tanto di combinazione. Tom però non la conosceva e nei giorni seguenti ha cercato a lungo tra gli effetti personali dei suoi nonni. Ha provato a inserire tutte le date di nascita riguardanti la sua famiglia, i vari numeri di telefono e persino i numeri di previdenza sociale, ma senza alcun risultato. Alla fine ha tentato di scassinare la cassaforte con una cassetta degli attrezzi e tanto olio di gomito, ma il metallo non ha ceduto sotto i suoi colpi. Tom ha capito che non poteva farcela da solo e si è rivolto agli utenti del sito Reddit per chiedere dei consigli. Molti gli hanno suggerito di interpellare un fabbro. La casa ormai gli apparteneva di diritto e con essa anche il contenuto della cassaforte. Quindi facendola forzare non avrebbe infranto alcuna legge. Il fabbro è intervenuto nel giro di qualche giorno ed è finalmente riuscito ad aprire la serratura. All'inizio Tom non ha visto altro che mattoni e acqua. Ricordava però che negli anni precedenti i suoi nonni gli avevano parlato di una perdita idraulica e immaginava che l'acqua avesse invaso persino la cassaforte, rovinandone il contenuto. Invece si sbagliava. Sotto i mattoni Tom ha rinvenuto un baule. Sembrava uno scrigno del tesoro degno di un pirata e il contenuto avrebbe fatto impallidire qualsiasi collezionista. Il primo cimelio emerso dal baule era un raccoglitore di monete antiche e rare, risalente al 1937, ma ancora in ottime condizioni. Tom ricordava che i suoi nonni erano stati avidi collezionisti di monete, ma non aveva mai potuto ammirare la loro raccolta prima di quel momento. Dal baule sono emersi molti altri schedari pieni di monete, che nel corso degli anni avevano accumulato un valore da capogiro. Ma le ricchezze non finivano lì. Oltre alle monete, Tom ha trovato molte banconote drasticamente danneggiate dall'acqua, ma anche una pila di lingotti d'argento che avrebbe potuto vendere a caro prezzo. Quella scoperta gli sarebbe valsa una vera fortuna. Mancava soltanto un contenitore da aprire. Era una scatola completamente arrugginita, che sembrava una cassetta degli attrezzi. Per quale motivo i suoi nonni avrebbero dovuto nasconderla in una cassaforte? Tom ha dato un'occhiata all'interno e ha capito subito il motivo. In quella scatola c'era una collezione sorprendente di gioielli e orologi costosi. Alcuni pezzi erano stati rovinati dall'acqua, ma la maggior parte era ancora in buone condizioni e avrebbe fruttato una cifra di tutto rispetto. Tom aveva tra le mani una quantità impossibile di oggetti antichi e molto preziosi. Non sapeva che valore economico potesse avere la sua scoperta, quindi è tornato a rivolgersi alla sua fonte di informazioni preferita, Reddit. La sua domanda mirava a una risposta pratica, ma nascondeva anche un dilemma sentimentale. Sarebbe stato giusto da parte sua vendere tutta la collezione per denaro? I suoi nonni avevano impiegato anni a scovare ogni pezzo e li avevano nascosti con cura per decenni. Che cosa avrebbero detto se fossero stati ancora vivi? Gli utenti di Reddit hanno aiutato Tom a prendere una decisione. Avrebbe tenuto per sé qualche cimelio speciale, ma avrebbe usato il resto della collezione per assicurarsi un rientro economico che le avrebbe coperto le spalle fino alla fine dei suoi giorni. I suoi nonni avevano conservato quelle monete e quei gioielli come una sorta di assicurazione finanziaria per il futuro della loro famiglia. Tom aveva tutto il diritto di raccogliere i frutti del loro impegno e utilizzarli per migliorare le sue condizioni di vita. L'uomo ha deciso quindi di conservare alcune monete speciali in memoria dei suoi nonni e delle storie avventurose che gli avevano sempre raccontato. Adesso anche lui aveva trovato un tesoro e finalmente si sentiva completo. Quegli oggetti di valore non avrebbero mai sostituito i suoi nonni, ma avrebbero potuto lenire il dolore della perdita e funzionare come cimeli che un giorno anche lui avrebbe tramandato ai suoi eredi. E voi avete mai ereditato qualcosa da un vostro parente lontano? Ditecelo nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.